Ben ritrovati nel mio canale e benvenute a tutte le persone invece nuove che visionano questo canale per la prima volta. Io mi chiamo Monica e in questo canale parlo di salute e di benessere. L'argomento che voglio trattare oggi insieme a voi sono degli alimenti da evitare quando si ha bruciore allo stomaco. Se siete curiosi, continuate a seguirmi in questo nuovo video. Prima di iniziare, giusto capire come funziona lo stomaco, perché rappresenta il fulcro del nostro corpo, a livello del quale prendono il via moltissime delle nostre funzioni vitali. In particolar modo, a livello gastrico avviene l'elaborazione degli alimenti che ingeriamo, resi possibili dalla presenza di enzimi digestivi e dalla concomitante contrazione periodica dello stomaco stesso, uno degli step fondamentali proprio per consentire l'assimilazione delle proprietà nutritive dei cibi che assumiamo. Lo stomaco è inoltre costituito da una mucosa gastrica in grado di secernere muco e bicarbonato, fattori che sono implicati nella protezione gastrica dai contenuti acidi lesivi contenuti proprio al suo interno. Assicurare una corretta funzionalità gastrica è dunque cruciale per garantire un corretto funzionamento delle attività digestive e per consentire alle cellule gastriche di attuare al bisogno adeguati meccanismi di difesa. Un malfunzionamento dello stomaco è, difatti, responsabile di una lenta e difficile digestione e di una serie di disturbi come il reflusso gastroesofageo, il bruciore oppure le ulcere. Questi disturbi impattano in modo considerevole sul nostro benessere psicofisico, ma a causa della comparsa di sintomi fastidiosi, quali pesantezza e gonfiore addominale, tensione e dolore gastrico, alitosi, eccesso di gas, nausea, eruttazioni, stitichezza, diarrea, ma anche stanchezza e irritabilità. E allora scopriamo insieme quali alimenti dobbiamo evitare quando abbiamo mal di stomaco. In questi casi, prediligere una dieta bilanciata rappresenta il primo fondamentale step proprio per salvaguardare il benessere dello stomaco. Sebbene l'effetto dei diversi alimenti cambi da persona a persona in base a numerosi fattori e alla sensibilità personale, esistono tuttavia degli accorgimenti validi a livello generale che concorrono ad assicurare un buon stato di salute dello stomaco e a ripristinare l'equilibrio interno intaccato. Molti dei cibi e delle bevande che consumiamo per via di un elevato tasso di acidità o a causa della loro capacità di rilassare il cardias, che è una valvola che impedisce all'acido di risalire proprio nell'esofago, sono in grado di innescare o esacerbare disturbi quali bruciore, iperacidità gastrica, gastriti e reflusso. Oltre ad evitare l'assunzione frettolosa di elevate quantità di cibo, è sconsigliato consumare alimenti in grado di irritare la mucosa gastrica al fine di preservarne l'integrità strutturale e funzionale e disporre meccanismi di difesa pronti a proteggere le nostre pareti dello stomaco quando necessario. Dunque, la lista degli alimenti da evitare include, ad esempio, gli agrumi, come aranci, limoni e simili, ma anche succhi di frutta e marmellate confezionate che contengono acidificanti dannosi in caso di irritazione gastrica, e anche cibi sotto sale, sott'olio o affumicati. Inoltre, bisognerebbe evitare anche aceto, pomodori, peperoni, ma anche bibite gassate, alcol, cioccolato, caffè, tè alla menta e anche cibi o speziati.
Certo, anche gli alimenti fritti o ricchi di grassi rallentano la digestione, tra cui i latticini e gli insaccati. Evitare o possibilmente cercare di evitare anche i cibi crudi o poco cotti. Ma allora vediamo insieme quali alimenti possiamo invece prediligere, per il nostro stomaco e per il suo benessere. E dunque, sono alimenti leggeri, a basso contenuto lipidico, ben cotti e poco conditi, che aiutano la digestione e non intaccano le pareti gastriche. Gli alimenti ideali dunque includono carni bianche e pesce magro. Dovrebbero essere cotti preferibilmente alla griglia, scottati in padella oppure bolliti. Ma anche formaggi magri, non fermentati, latte scremato o parzialmente scremato, carciofo, cavolo, asparagi, spinaci, ma anche finocchi, fagioli, carote, patate, banane e mele. Al fine proprio di facilitare i processi digestivi. Ad ogni pasto, infine, è consigliabile optare per un'unica fonte di carboidrati come pane, pasta o riso ed una sola fonte di proteine come carne, uova, pesce, formaggio oppure legumi. Amici, anche per oggi questo video termina qua. Mi auguro che questi consigli vi siano utili. Se fosse così, scrivetemelo giù nei commenti. Prima di lasciarvi, vi ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al mio canale, di condividere e di mettere un like, ma anche di attivare la campanella in modo così da ricevere le notifiche quando io pubblicherò un nuovo video proprio su questo canale. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto!